Yo, c'è Untouchable for you! Oggi è il 20 gennaio e vi volevo tenere aggiornati su cosa ho fatto Nio e quali sono stati i miei play e cosa farò in futuro. Dunque, dopo una settimana sempre in rosso, finalmente è arrivato un green day. Siamo saliti a più 3,85%, che sono più o meno 2 dollari. Da 56 dollari abbiamo chiuso più o meno a 58. Finalmente sono rientrato in Nio. E andiamo a vedere subito il grafico insieme. Let's go! Allora, dunque questo è il grafico che ha fatto ieri sui 5 minuti. Questo è il grafico dei 5 minuti. Possiamo vedere che c'è stato un nice gap up. Non so come dirlo in italiano. C'è stato un nice gap up. E come avevo detto nel mio video precedente, avevo detto che avrebbe seguito, diciamo, un trend abbastanza in rialzo, seguendo questa linea, e che si sarebbe avvicinato al VWAP. Quindi questa linea blu è il VWAP, di cambio il colore, perché se no non si vede bene, lo cambio in giallo che si vede meglio. Questa linea gialla è il VWAP, infatti come vi avevo detto si sarebbe avvicinato al VWAP, e qua io comunque sapevo che avrebbe fatto un po' di reject, come in questo caso, vedete? Quando ha toccato il VWAP ha cercato di sfondarlo e poi riesceto, boom boom boom. Infatti qua ho ancora aspettato, non so, sinceramente non sono andato in short perché io sono molto bullish in Nio e non so cosa potrebbe succedere, come è successo con Tesla. Anche quando tocca questi VWAP ogni tanto riesce a sfondarlo subito, no? E infatti pure qua vedete ha cercato quasi di sfondarlo subito e se ne poteva andare, no? To the moon. Invece è riuscito, questo VWAP a resistere, quindi è sceso come avevo detto nel mio video precedente, e qua ha chiuso, è arrivato più o meno a un supporto che quasi, diciamo, la cosa di interpretazione è quasi chiusura, o se no questo supporto qua, no? Vedete? È arrivato quasi in chiusura di venerdì, e poi cosa ha fatto? È risalito. Dunque questa parte, ve lo segno con quel pennello, sì dai, tutta questa parte è il filling gap, io lo chiamo filling gap, perché ha fatto un gap in alto. Poi ad apertura, diciamo, ha riempito tutto quest'area, che è quell'area che si forma dall'apertura alla chiusura del giorno prima, e quindi cerca di fare questo filling e poi boom, riesplode. Ecco. Se questo stock è molto bearish e non riesce a supera questo filling gap e quindi riesce a sfondare, diciamo, più o meno questa linea, non sarei più bullish, cioè questo giorno sarebbe ancora andato giù, però visto che è riuscito a resistere, boom, è risalito. Io dove sono entrato? Vedete questa curva che vi sto segnando col mouse? Ecco, più o meno sono entrato qua a 57, perché qua disegno con un'altra linea, vedete qua, come vi ho detto nel giorno prima, c'è questa curva che sembra che sta salendo e c'è questo, diciamo, semi soffitto, semi resistenza, perché io chiamo in inglese sailing, no? Sailing. E guardate, bam, cerca, bam, e poi esplode, boom. In pochi minuti è riuscito a salire fino al livello del 58, dove c'è un'altra resistenza. Dunque, e poi in chiuso è riuscito a sfondare. Io sono entrato qua una volta a 57, sono entrato qua un'altra volta a 58. Perché questo? Perché primo, perché sono molto bullish. Secondo, perché io spero che oggi, quindi oggi in apertura, riesca, diciamo, a superare questa barriera del 58
e riesca poi boom a salire e arrivare ai highs di una volta, almeno arrivare sui 60, poi arrivare ai 63 e via. Per oggi è tutto, e comunque vi voglio continuare a dire che andare in long su NIO a me non fa per nulla paura. Primo, perché sono convintissimo che a fine dell'anno arriveremo ai 3 digits, cioè sull'ordine di grandezza dei 100. E comunque dovete sapere che questa società è abbastanza nuova, quindi ragazzi, non abbiate paura e fate i vostri investimenti con la vostra testa. Cioè, solo perché io vi ho spiegato queste cose non è che andate a investire così, no? Cioè, io non sono il vostro financial advisor. Poi sto facendo davvero tante cose belle. Cioè, ha fatto il partnership con Nvidia per diciamo l'autopilot e nulla. Solo per farvi dei paragoni, adesso, cioè NIO, come vi avevo detto a dicembre, ha fatto come vi avevo detto nel video precedente, ha fatto un delivery di 7000 veicoli. E rispetto a tipo GM, cioè General Motors, o come Ford in America, cioè loro sono sull'ordine di grandezza di 100.000 vetture. Quindi dobbiamo avere pazienza e vedremo NIO Sky Rocket to the Moon. Se vi è piaciuto questo video, vi chiedo un piccolo subscribe e smash the like button.